al vostro pubblico, alla vostra gente in questa occasione. Beh, questo premio ci riempie d'orgoglio, anche a nome del Presidente Girardi, di tutta la società, però ci responsabilizza molto, perché vedere questi 100 anni è chiaramente un motivo di orgoglio per la città, per i tifosi, ma per noi che lo rappresentiamo questo marchio, questa maglia è qualcosa veramente di importante, perciò tanta serietà e tanto impegno, questa è la cosa che possiamo chiaramente promettere. Come hai visto dai tempi del cinema muto, eh? È da quel periodo lì. Allora ritorniamo, i protagonisti del nostro bellissimo cortometraggio. Un attore, signori. A Mauri, insieme al suo bambino, il bellissimo Ugo. Ugo, vieni su, avanti. Il filmato è stato girato sul campo della scuola. C'è un sportivo di collegio, bambini, è una fede della scuola calcio del Parma. Ecco, una bellissima situazione, grande disponibilità da parte del nostro bravo Mauri, che con molto spirito si è prestato, anche a farsi segnare un rigore. Per questo non è il suo mestiere. Beh, avete un futuro. Luca, ti sei divertito, sì, a farlo. Aspetta che vado da Ugo. Ti sei divertito? Sì. È più bello non far giocare il papà. Sì. Quella è la cosa più bella. E allora, in modo migliore non c'era, proprio ripartendo da un bambino che ci dà la prospettiva del futuro per solennizzare i 100 anni del Parma Calcio. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. E adesso anche il brano bellissimo che ci accingiamo ad ascoltare, che terrà tutti inchiodati sulle sedie, perché è una di quelle melodie che abbiamo dentro, è in qualche modo collegabile a questa realtà, perché dicevo prima, quale altre città sentono la loro squadra come Parma sente il Parma, e quindi lanciamo Ti Sento, Antonella Ruggero.